Allora, eccoci con un nuovo Vlogmas! Allora, diciamo che questo non è un vero e proprio Vlogmas, ma è un video natalizio dove vi voglio un po' far vedere alcune idee da poter regalare a amici, parenti, conoscenti, diciamo che è un mist di cosine interessanti per la casa da non spendere tantissimo, ma che siano di effetto, ma soprattutto utili, perché al giorno d'oggi bisogna guardare soprattutto la funzionalità delle cose. Allora, prima di partire con questo video, voglio dirvi che questo è un video in collaborazione con una signora che ho avuto il piacere di conoscere un paio di mesi fa. Mi contattò su Instagram e sono andata a vedere un po' i suoi profili perché mi ha proprio incuriosita tantissimo e mi è piaciuta molto, perché è una persona molto semplice, molto brillante, molto spigliata, quelle persone che piacciono a me. Nonostante la sua pacatezza, la trovo una persona veramente con grinta. Abbiamo avuto modo di sentirci, di conoscerci, e devo dire che mi è piaciuta tanto, e quindi ho deciso di accettare di collaborare con lei, perché primo, a me piace fare le collaborazioni, mi piace conoscere gente, mi piace condividere sul mio canale altri canali, proprio per farli conoscere, soprattutto se meritano, per quanto mi riguarda, ovviamente piacciono a me, quindi mi piace farli conoscere, e quindi abbiamo deciso di iniziare a collaborare proprio nel periodo natalizio, e quindi siamo qua insieme. Vi lascio comunque tutti i suoi riferimenti. Lei si chiama Barbara Easy Life, comunque vi lascio tutto qui nell'info box, così potete andare a accedere direttamente nel suo canale e a vedere il suo video gemello a questo. Quindi vi invito a farlo perché secondo me vi piacerà. Allora, iniziamo con appunto il primo prodotto che io consiglio di regalare a Natale, perché secondo me è sempre un regalo super gradito, ed è la candela. Allora, tutti amiamo avere profumi in casa, tutti amiamo profumare la nostra casa dopo le pulizie o semplicemente anche alla sera, e quindi perché non regalare una candela? Io ad esempio in questo periodo sto utilizzando queste candele qua di Ave Mei, perché innanzitutto sono profumatissime, ma ve ne ho già parlato abbondantemente anche su Instagram, quindi non voglio soffermarmi tanto in sé in questa candela, ma nelle candele in generale. Queste qua mi piacciono perché hanno un pack veramente bellissimo, l'occhio vuole anche la sua parte, quindi secondo me qua andate a fare un mix di utilità della candela in sé, ma anche a livello visivo, perché secondo me è bellissima, e questo legno la rende molto calda, oltre che fare anche da vassoietto se avete un piano che non volete rovinare. Quindi secondo me la candela è un super regalone. Un altro prodotto, secondo me, rimaniamo sempre in tema profumo, che è molto gradito, penso sia molto gradito, è ad esempio un profumatore per la casa semplicissimo da supermercato. Allora, io vi consiglio i profumissimi, ve ne parlo già da tantissimo tempo, li trovate in qualsiasi supermercato e li trovate in qualsiasi negozio che vende articoli per la pulizia della casa. Ci sono di diverse profumazioni, a me piacciono tutte, quindi non saprei neanche quale consigliarvi. Questa qua rosa è una delle mie preferite, però veramente ve le consiglio tutte perché sono buonissimi. Questo qua ha diverse funzioni: di profumare l'ambiente, neutralizzare gli odori e detergere e spolverare. Quindi veramente ottimo per tutto, e secondo me è un'ottima idea regalo. Con un bel pacchettino, ovviamente sono pensierini e ovviamente sono cosine che possono piacere a persone come noi, che amano avere la casa sempre pulita e profumata.
Un altro super pensierino potrebbe essere, ad esempio, un profumatore per biancheria. Adesso io vi faccio vedere questo perché è un prodotto low cost da supermercato, ma potete trovare qualsiasi profumatore per biancheria di qualsiasi prezzo, ad esempio anche quello della Nuncas, che costa già un pochino di più rispetto a questo, è un brand un pochino più elevato rispetto a questo qua della Mon Amour. Oppure potete trovare il bucato di Adele, potete trovare tantissimi profumatori per ambiente, ce ne sono tantissimi in commercio, voi scegliete quello che più vi piace o comunque in base anche al budget volete appunto utilizzare per fare quel determinato regalo. Comunque un intensificatore per biancheria secondo me è sempre utile, sempre buono e sempre gradito. Poi andiamo avanti, passiamo invece a cucina. Parlando di cucina mi viene in mente ad esempio un bel mestolo. Tutti utilizziamo i mestoli, tutti utilizziamo questi prodotti, tutti utilizziamo questo genere di mestolini graziosi, soprattutto in plastica che non vanno a rovinare le pentole e per ad esempio cucinare dolci, veramente. Si possono utilizzare per tantissime cose. Questo qua, beh, vabbè, a me l'aveva regalato tempo fa Martina e c'è scritto amicizia e condividere le calorie. Appunto, vi leggo la frase perché ormai ci sono tantissimi mestoli di questo genere. Adesso non mi viene in mente il nome preciso di questo accessorio. Comunque. Ne trovate di tanti, tanti tipi, di tanti colori, con diversi tipi di scritte, quindi voi potete scegliere la scritta che più è indicata alla persona al quale volete andarlo a regalare o anche una scritta interamente dedicata a Natale. Io non ve la consiglio perché se volete che questa persona la utilizzi comunque tutto l'anno, una scritta natalizia magari può vincolare, quindi io mi butterei più su qualcosa che possa utilizzare, su una frase che possa comunque rappresentare il vostro rapporto senza andare sullo specifico natalizio, perché almeno può utilizzarla in tutto il resto dell'anno. Poi per carità si può utilizzare lo stesso, però normalmente, almeno per quanto mi riguarda, io gli accessori, le cosine di Natale le tiro fuori solo per il periodo natalizio, quindi sarebbe un peccato. Però secondo me questa potrebbe essere un'idea molto 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 graziosa e un'idea soprattutto molto molto gradita. L'ultima idea che vi voglio lanciare è un'idea un po' particolare, è un'idea che potreste pensare, ma perché? Ma no, e invece secondo me è un ottimo regalo. Allora, io quando normalmente faccio i regali, li faccio sempre pensando a quella persona al quale vado a regalare appunto qualcosa, ma penso anche a quello che piacerebbe ricevere a me, ovviamente associato alla persona, cioè una cosa, che ne so, una candela che piace a me, non andrei mai a regalarla a un'amica che so che non accende candele, però normalmente si conoscono i gusti delle persone al quale si va a fare regali, quindi vado un po' a associare il mio gusto personale alla persona interessata. E uno dei pensieri che ho avuto in questo periodo, che secondo me, almeno per quanto mi riguarda, sarebbe molto gradito e sicuramente io andrò a fare quest'anno a Natale, sono dei panni. Allora, ormai quasi tutti abbiamo la scopa a vapore, o abbiamo il vaporetto, o abbiamo semplicemente lo spray mop. Quindi perché non regalare una bella confezione di panni? Non sono mai abbastanza. Allora, quando facciamo 2/3 stanze, togliamo il panno, lo buttiamo in lavatrice e utilizziamo un altro panno. Spesso a me capita che mi accumulo i panni da lavare e mi mancano e quindi devo aspettare di farlo alla lavatrice e poi utilizzarlo. Quindi perché non avere più panni? Perché non avere la possibilità di regalare più panni e quindi avere la possibilità di averne in abbondanza perché sono sempre utili? Quindi a me è venuto in mente come idea regalo i panni per la pulizia. Poi potete fare, adesso io vi lancio l'idea del panno, ma potete usare ad esempio come idea la confezione di panni per la polvere Swiffer, quelle cosine che non costano poi neanche pochissimo, perché
non costano pochissimo, quindi potrebbe essere una idea regalo originale, fatta ovviamente a chi ama questo genere di cose, ma molto graziosa e secondo me molto molto carina. Quindi queste sono delle piccole idee che io vi lancio come regalo di Natale, low cost, comunque non poi carissimi, alle persone al quale volete bene e alle persone soprattutto che sapete che possano apprezzare questo genere di cose. Io ve le ho proposte perché il mio canale comunque tratta pulizia per la casa, quindi ho voluto rimanere in tema. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto spero che possiate accogliere con piacere queste idee che vi ho lanciato. Voglio ringraziare e salutare ancora Barbara. Vi invito ad andare a vedere il suo canale, i suoi social perché merita. È una persona veramente dolcissima. E quindi vi invito a farlo e sono contenta di aver collaborato con lei per questo periodo natalizio, perché è un periodo magico, magico, magico. E basta, io adesso vi lascio, vi mando un grosso bacione, grazie per essere stati insieme a me e ci vediamo sicuramente domani con un altro Vlogmas. Ciao!